Una fiaba, una leggenda. Quando un indio guaraio muore, deve intraprendere un lungo, faticoso viaggio per raggiungere la terra degli abuelos, degli antenati, delle persone che lo hanno protetto in vita e che adesso aspettano di ricongiungersi con lui. Deve superare regioni impervie, inesplorate, inquietanti, fino al fiume, il punto più pericoloso. E c'è solo un modo per attraversarlo: salire sul dorso di uno dei grossi coccodrilli che lo infestano e farsi portare sull'altra sponda, riuscendo a incantarlo e ad ammansirlo con il suono dolce e angelico di una taquara, di un violino, unico compagno di viaggio dei guaraios nel difficile cammino verso l'aldilà. Un compito arduo. Il coccodrillo adora la buona musica e quando è deluso non tarda un attimo a disarcionare il povero passeggero e a fare scempio delle sue membra. Ma la leggenda racconta che i guaraios siano riusciti quasi sempre nella loro difficile impresa. È solo una fiaba, un'allegoria. Di quelle che si raccontano ai bambini quando sono irrequieti e tardano a prendere sonno. Ma nell'Amazzonia boliviana le leggende sono qualcosa di più delle semplici parabole. Sono antiche verità. Con la borsa a tracolla e il suo strumento musicale ben protetto, come tutto ciò che è amato e prezioso, Melchior è solo un piccolo acrobata del pentagramma, che di buon'ora si concede una visita dai vicini parenti e un'abbondante colazione, prima di dedicarsi a un esercizio che ha visto fare al nonno, al padre, al fratello maggiore. Pizzicare le corde di un rudimentale Stradivari, migliorare la pressione sugli archetti, avere più confidenza con la tastiera e la cordiera. Melchior prova. Melchior suona. Melchior impara. È un po' gioco, un po' didattica e un po' passione collettiva in questo villaggio boliviano di 4.000 abitanti, dove il suono dei violini viaggia nell'etere, esce dalle case e riempie il silenzio nelle ore più calde e umide. E come Melchior, tanti altri, Benjamin, Reinaldo, César. Di qualche anno più grande, Héctor è un talento naturale, un compositore in erba, un piccolo Paganini di questa remota contrada della Bolivia. Quando si alza il sole, lo si vede accordare il suo gioiello ricavato nel legno di cedro. Quando è il tramonto, è sempre lui a salutare il giorno che se ne va sulle dolci note di Vivaldi. È la musica che ama, è la colonna sonora di un intero popolo. La zona dell'Oriente di Bolivia tenía, quando vinieron los misioneros. All'arrivo dei gesuiti nel XVII secolo, la Bolivia orientale era un crogiolo di etnie, di tribù, di clan, con una grande varietà di idiomi locali. I missionari cercarono allora di rimediare a questa situazione, puntando solo su un paio di lingue maggioritarie. Ma trovarono nella musica il mezzo migliore per evangelizzare questi popoli. Gente con una forte abitudine ai riti e alle cerimonie, dedicata in particolare agli elementi naturali, la pioggia, il sole, i pesci. Avvenne un graduale processo di simbiosi. E fu così che i gesuiti riuscirono a convertire gli indigeni al cattolicesimo. Bolivia orientale, remota, rurale. Correva l'anno 1691 quando fu fondata San Javier, la prima delle missioni che i gesuiti avrebbero realizzato in questa zona del Sud America. Nelle Reducciones, sorta di cittadelle utopistiche e ideali, il catechismo andava a braccetto con lo sviluppo economico e sociale degli indigeni. Predicarono solidarietà e rispetto dell'uomo, lasciando in dote qualcosa che da allora avrebbe unito intere generazioni di indigeni. La passione per la musica e per gli strumenti a corda,
grazie anche a missionari musicisti come Domenico Zipoli e come Martin Schmidt, capaci di parlare di Dio e di far emergere l'incredibile talento naturale degli indios. Durò poco. I gesuiti nel 1767 furono cacciati dal Sud America, colpevoli agli occhi della corte di Madrid di avere troppo difeso i diritti umani degli indiani. Arrivarono i soldati spagnoli e invasero le Reducciones, mettendo in fuga i loro abitanti e lasciando dietro di sé dolore e morte. Ma non riuscirono a distruggere la loro passione per i violini e gli archetti. La memoria l'ha spuntata sull'amnesia. La trasmissione orale ha avuto ragione del tempo e dell'oblio. Los guarayos son el pueblo más musical que existe en este momento. Porque también es una misión. Quello dei guarayos è un popolo dallo straordinario talento. Gli stessi missionari hanno spesso cercato di capire le origini di tanta facilità nell'esprimersi attraverso il canto e la musica. Durante le celebrazioni religiose è facile ascoltare i loro cori improvvisati, mentre intonano melodie dolcissime. La verità è che hanno una grandissima memoria e una stupefacente capacità di apprendere. Sono come dei registratori. Quello che ascoltano una volta, sono poi in grado di ripeterlo. Urubicha è uno dei 5 insediamenti guarayos, 300 chilometri a nord-est di Santa Cruz, tra i bacini del Rio Negro e del Rio San Miguel, che fanno da anticamera all'immensa distesa verde dell'Amazzonia. E a dispetto della sua ridotta dimensione, poco più di 4.000 abitanti, è una delle comunità autoctone più affascinanti di quella grande Babilonia etnica che è oggi la Bolivia. Un popolo minuscolo, quello dei guarayos, ma che ha saputo conservare una propria identità tra gruppi ben più numerosi. Popolo di guerrieri, tra gli ultimi ad essere sottomesso, ha oggi rinunciato al tradizionale nomadismo, riuscendo a riconvertirsi in una dimensione sedentaria, dedicandosi principalmente all'agricoltura, all'allevamento e alla pesca. E ha saputo mantenere in vita il proprio idioma, facendone una sorta di baluardo culturale, ma anche psicologico, contro l'invadenza della lingua castigliana. Dentro alle abitazioni in mattone e paglia, le immagini e l'atmosfera di una comunità comprensibilmente diffidente verso tutto ciò che arriva dall'esterno, che nell'ambiente domestico vive e lavora, e che tra le mura di casa ha saputo instaurare una forte vita relazionale, dedicandosi alla crescita dei piccoli e alla cura degli anziani, alla conservazione del necessario per vivere e al mantenimento dei valori condivisi, un misto tra religiosità cristiana, cosmogonia animista e culto degli antenati. Gente che ha saputo rompere l'isolamento in cui era relegata, facendosi apprezzare per la manualità e per il senso artistico fino a Santa Cruz, alla Paz, persino fuori dai confini nazionali. Sono le amache, i prodotti con cui i guarayos si sono fatti una reputazione. Risultato finale di un'arte che le donne tengono in vita come fosse una reliquia. Coloratissime e resistenti, sono richieste in tutto il paese, procurando una rendita piccola ma sicura. Poi, quando è il momento, le anziane consegnano i telai alle figlie, come fossero una dote, e rivelano loro le tecniche di lavorazione, come fossero segreti. Fuori, nelle strade, la cittadina si anima sotto il sole caldo che anticipa il tramonto. Gli uomini riportano il bestiame dentro i recinti. I bimbi si concedono gli ultimi momenti di gioco spensierato. E le donne rientrano dai campi con i loro pesanti fardelli, souvenir di una madre terra che non regala nulla a chi non si occupa di lei, ma che è almeno generosa. Frutta, radici, legumi, legna da ardere nelle sere umide della stagione invernale. Ma è la musica, il grande spettacolo, la via reale, come raccontano gli indios, per arrivare a Dio. Centinaia di giovani e meno giovani sedotti da un'arte che viene da lontano. Hanno nel sangue il talento dei loro avi, che suonavano rudimentali strumenti a corda prima ancora che arrivasse l'uomo bianco. Conoscono Bach, Handel e Vivaldi,
e i capolavori della musica sacra che i gesuiti avevano fatto loro ascoltare. Dal 96 una straordinaria novità ha cambiato la vita a Urubici. È stata istituita una vera e propria scuola all'interno della missione, oggi affidata ai francescani. La frequentano quasi 300 studenti, impegnati tutti i giorni a seguire almeno 2 ore di lezione. Ed è ormai il fulcro attorno al quale ruota l'intera vita artistica e culturale della cittadina. La musica, in passato, era entrata nel patrimonio genetico di questo popolo di Amerindi. Adesso ha trovato uno spazio per diventare educazione e didattica, per uscire all'esterno e diventare tradizione, cultura, arte. Quando abbiamo realizzato la scuola di musica, ci siamo chiesti quale dovesse essere la linea da seguire. E ci siamo convinti di una cosa: la musica può essere un mezzo per ottenere benefici sociali, per far evolvere le condizioni economiche, per migliorare la vita. Sono questi i nostri principali obiettivi. Oggi i giovani guaraios più preparati insegnano ai ragazzi più giovani e alle spalle hanno solo 3 anni di studi. Il risultato è che è aumentato il numero dei frequentatori della scuola e che pian piano si è formata una generazione di allievi di ottimo livello. Non solo, gli studenti ricevono dei soldi e anche qualche aiuto dal governo e questi contributi possono essere molto utili per aiutarli a crescere professionalmente. Y lo que pensamos es que esto llega a profesionalizarse. Negli anni 50 e 60, nessun maestro liutaio come Nemesio Oreiai sapeva estrarre l'anima dal legno di cedro e consegnarla ai musicisti perché la facessero parlare. Era un autodidatta, ma a suo modo un artista, un genio. L'ultimo Stradivari della giungla. Oggi è solo un vecchio semicieco che trascina a fatica la sua età e che riesce a confortare gli acciacchi che lo perseguitano con la stima di cui continua a godere. Ma era scritto che tanto patrimonio non potesse scomparire per mancanza di eredi. La recente apertura di una scuola di musica di Urubici ha riacceso l'entusiasmo collettivo per le melodie sacre e sonorità barocche. E quella che prima era una piccola tradizione locale è ora un piccolo fenomeno sociale, se è vero che almeno una dozzina di guaraios oggi rivaleggiano in abilità nel dare forma ai violini. Un paio d'anni fa, da queste parti, era arrivato anche il francese Alain Meyer, desideroso di passare agli indigeni le sue indubbie conoscenze in materia di produzione e di restauro. Aveva aiutato i liutai di Urubici a usare al meglio la materia prima, a perfezionare la stagionatura e a dare la giusta sonorità ai loro strumenti. Loro, i liutai guaraios, lo ascoltarono senza complessi di inferiorità. Impararono l'abbecedario del mestiere, aggiungendo alcune tecniche europee a quelle tramandate localmente. E in poco tempo
hanno eguagliato il maestro. Io necessito vendere. Llevar unos minutos. Porque no se puede afinar, ¿no? Durante la época de la misión, los franciscanos enseñaron. Arrivarono anche missionari francescani da queste parti. E furono loro a insegnare agli indigeni l'arte di costruire strumenti musicali. Nell'Ottocento venne aperta un'apposita scuola ad Ascension. Ma nel corso di questo secolo, gli abitanti di Yaguarú e Urubicha, spinti dai preti di nuova generazione, si appassionarono per le bande musicali. Bande che suonavano marcette europee, austriache, tirolesi e motivetti dei paesi di provenienza dei missionari. Pian piano si perse il gusto di costruire violini. Ed è solo grazie alle autorità guaraio che decisero di custodire gli strumenti musicali nel municipio, se è stato possibile ridare vita a questa tradizione. Il sacrestano del paese a poco si appassionò a questo tipo di lavoro. Lo trasmise ai suoi figli. E adesso che la scuola di musica è aperta, è rinata anche la voglia di costruire violini. Sono scomparse le bande musicali, anche perché erano molto costose e solo i missionari erano in grado di fornire gli strumenti o farli riparare. Ed è tornato in voga il violino. Pero es más cómodo un violín, si bien se cae, se rompe, se lo puede reparar aquí mismo. El caso de una trompeta o de un clarinete. È comodo. Se cade e si rompe, lo si può riparare sul posto, al contrario di una tromba o di un clarinetto. E poi i guaraios sono molto abili nel riparare o ricostruire un violino quando è necessario. De hacer un violín cada vez que se le daña su instrumento. Destino che Walter Neuwirth facesse il missionario. 65 anni, religioso dell'ordine dei francescani, raggiunse la Bolivia orientale nel 67. E 30 anni dopo, fu lui che cambiò il corso delle cose nella piccola comunità Guarayos di Urubicha, aprendo la scuola di musica per dare modo agli indigeni di ridestare la loro antica passione per il pentagramma e per il violino. Idealista ma pragmatico, padre Walter aveva saputo raccogliere tradizione orale e talento, usandoli come mattoni per costruire un piccolo conservatorio della foresta che in pochi anni sarebbe stato frequentato da oltre 300 studenti. Stranezze della vita. Nella foresta boliviana c'era andato solo per fare il prete. È diventato un simbolo, una bandiera.
questa scuola già iniziò. La scuola ha preso vita con Rubén Darío Suárez. Lo incontrai durante una festa nella sua parrocchia, a Puente. Lo ascoltai suonare per strada, dopo la messa, durante la processione. Suonava bene, ma era da solo, mentre a Urubicha le cerimonie religiose erano sempre accompagnate da almeno 3 o 4 violinisti. Allora, durante il pranzo, gli dissi: Rubén, vieni a Urubicha, conoscerai i Guarayos, sono musicisti nati. Chissà che possa rinascere qualcosa nel nostro paese. Accettò. E vedendo tanti ragazzi di talento e portati verso la musica, decise di formare un coro e un'orchestra composta prevalentemente da violini. Chi è Rubén Darío? Questo giovane che sembra un fratello maggiore dei piccoli violinisti di Urubicha. Nativo di Santa Cruz, cresciuto negli istituti di musica dell'Argentina e del Venezuela. È lui il grande trascinatore, il collante, il punto di riferimento di centinaia di giovani che nella Bolivia orientale hanno sviluppato talento, abilità e sapienza. È il leader e l'anima della scuola di musica della foresta. All'epoca dei gesuiti, i cori e l'orchestra erano di tipo europeo, anche per dare solennità ad alcune celebrazioni. Anche i francescani mantennero questa tradizione. Ma poi, con la fine delle missioni, si è andata gradualmente perdendo questa tradizione. Padre Walter notò che tra i Guarayos di Urubicha, come tra gli altri popoli della regione, c'era molta predisposizione verso la musica. Cominciò a pensare che il talento dei giovani dovesse essere meglio sfruttato durante le celebrazioni religiose, pur sapendo che in paese tutti erano convinti che suonare uno strumento fosse competenza unicamente degli anziani e dei responsabili della comunità. E allora intervenni anch'io. Un giorno andai a suonare il violino a Urubicha. I ragazzi ne furono entusiasti e suonarono per 2 o 3 anni. Più tardi dovetti recarmi in Venezuela per proseguire i miei studi e con il passare del tempo il lavoro che avevo fatto si dissolse. Padre Walter non si arrese. Cercò di nuovo di spingere i ragazzi verso la musica, contando anche sulla disponibilità di vecchi strumenti, trombe, tromboni, bombardini e clarini lasciati dai missionari francescani arrivati qui dopo i gesuiti. E si arrivò al 1996, quando venne organizzato il primo festival internazionale della musica barocca e rinascimentale d'America, manifestazione che aveva il chiaro intento di fare conoscere il patrimonio musicale lasciato dai gesuiti nelle missioni di Chiquitos. Venne invitato anch'io a formare un gruppo musicale con i ragazzi di Urubicha e ad allestire una rappresentazione indigena per questo festival, al quale tra l'altro partecipavano musicisti provenienti da tutte le parti. Si trattava di fare una bella esibizione davanti a persone importanti e il risultato fu sorprendente.
60 ragazzi hanno cantato, suonato il violino e il violoncello e affrontato il loro primo concerto dopo soli 3 mesi di studio della musica. Fu un avvenimento di enorme impatto. E tutto questo grazie alla capacità dei ragazzi. I vecchi come i bambini, i padri come i loro figli, perché la musica è nei cromosomi di chi abita Orobiçá. E lo è in quelli di Benjamin, ragazzino alle prime armi, cresciuto anch'egli in questa cittadella dove il suono del violino esce dalle case, si diffonde nell'etere e diventa fenomeno collettivo. È alle prime armi e si vede. Cerca di accordare il suo strumento e di avventurarsi nelle prime suonate, ma si farà strada. I Guarayos insegnano ai loro figli i sentieri della foresta e con lo stesso entusiasmo insegnano loro a suonare i violini, come in precedenza avevano fatto i loro padri, come domani faranno i loro eredi. Io mi chiamo Salomon Cara, che parla. Mi chiamo Salomon Cara e lui, mio padre, si chiama Oscar Cara. C'è anche mio figlio, Cesar, che è uno degli appartenenti all'orchestra di Orobiçá. E anche mio nonno era musicista. Suonava quando c'era ancora la missione. Poi smise e se ne andò dalle parti del Beni, dove morì. Mio padre continuò invece a fare il musicista. Ancora oggi suona il violino in chiesa. E anch'io ho mantenuto questa tradizione, imparando a suonare il violino. Da ultimo viene mio figlio Cesar. Ci ha visto suonare e viaggiare da una città all'altra, invitati a partecipare ai vari festival. E così anche lui ha deciso di imparare. Il dolce suono dei violini è un piccolo popolo sedotto dalla musica barocca. Ma è solo il lato gentile e bucolico di una porzione di Sud America che non conosce la TV né la noia metropolitana, i giochi interattivi nelle bevande yankee ipercaloriche. Perché la vita è anche fatica tra le pianure ondulate dell'Oriente boliviano. È resistenza, adattamento a un ambiente spesso ostile, necessità quotidiana di rimediare di che vivere, prendendo quello che la natura offre in cambio di un lavoro paziente e spesso umile. C'è un grande affare alla fonte del villaggio. Ragazzine che fanno il bagno, adolescenti che lavano i panni di famiglia, donne che fanno il carico della loro lavanderia a cielo aperto, bilanciando sapientemente i pesi sul capo. È il fai da te collettivo. Ci sono anche loro, i ragazzini, che tutti i giorni fanno la loro parte, andando a prendere quello che la natura mette a disposizione e, quando è necessario, a liberare la foresta dalle piante che non hanno più nulla da offrire. Amore per la musica e amore filiale. È legge di sopravvivenza nel piccolo mondo del Chaco, del campo, dove si inchina e lavora un'intera comunità. E ci sono anche loro, i giovani musicisti, che cercano così di dare il loro contributo alla magra economia delle famiglie, facendo i lavori più ingrati, andando a raccogliere banane e a strappare la yucca, prodotto base dell'alimentazione dei Guarayos. Thank you.
ringrazio la patria. Una disponibilità al lavoro, quella dei ragazzi, contrattata e mediata con la necessità di seguire i corsi di violino. Quando serve, è la chiesa o la stessa scuola di musica a intervenire, elargendo borse di studio o contributi alimentari perché i parenti non ostacolino il talento dei figli, ma possano almeno integrare il mancato guadagno dovuto alla loro assenza durante le lezioni. È la cultura che si misura con il quotidiano, il talento con la sopravvivenza. Perché nelle sconfinate terre che da Trinidad e Santa Cruz scendono giù verso il Brasile e il Paraguay, la legge delle probabilità non esiste. La fatica c'è oggi, c'era ieri, ci sarà anche domani. Dopo il lavoro, la scuola. Ci sono le prove generali in vista del concerto che presto si terrà nella cattedrale di Ascension, davanti a centinaia di guarayos e alle maggiori autorità locali. Ed è un appuntamento da preparare con cura e con puntiglio. Loro, i ragazzi, si misurano con un pezzo di Vivaldi. Perché se ogni esibizione importante è sempre un viaggio iniziatico, per i ragazzini di Urubicià è anche un rito di passaggio verso il mondo degli adulti e i suoi guai. L'ansia, la competizione, la vanità e l'euforia. E Ruben Dario, maestro esigente ma saggio, li prende per mano con pazienza e un po' di psicologia, risolvendo dubbi e colmando lacune. Stimola il talento musicale dei giovani guaraio se lo disciplina, lo plasma e lo modella, lo governa e lo esalta. E quando è il momento, gli dà la libertà. Il giovane Héctor Anori è il primo violinista. Frequenta la scuola dal 96 e studia violino e tromba. Fa parte di una famiglia di musicisti. Sua sorella è cantante e assistente del coro, due suoi fratelli suonano il violino, un'altra sorellina canta e un'altra ancora suona anch'essa il violino. È davvero una famiglia di grande talento. Héctor è compositore. Ha già composto tre opere. Un pezzo per violino e violoncello, una sonata per violino e cello, un concerto per violino, oboe e strumenti a corda. È sorprendente. Héctor non ha mai ricevuto alcun tipo di insegnamento musicale per comporre. Ha scritto solo grazie alla sua innata capacità. Ha trascritto le note che gli risuonavano nella mente. E ad eccezione di alcune piccolissime inesattezze, si tratta di opere concepite in modo perfetto. Thank you.
È il giorno stabilito e all'alba i giovani musicisti sono tutti lì davanti alla chiesa ad aspettare gli autobus che li porteranno ad Ascension, la piccola capitale dei Guarayos. Un momento attesissimo. I ragazzi hanno rubato tempo ai giochi e al lavoro nei campi per coltivare una passione che richiede rigore e pazienza. E nessuno vuole mancare all'appello con la grande occasione che viene loro offerta. Del resto la vita non è facile per chi abita in questa provincia dimenticata tra le Ande e l'Amazzonia. Ma loro, i ragazzi di Urubicià, hanno già imparato a rompere l'isolamento e a volare. Santa Maria, Madre di Dio, prega por nosotros peccatores, ahora y en la hora de nuestra morte. Un pensiero al concerto e uno al buon Dio, perché renda la trasferta fino alla città una bella avventura. Una preghiera alla Madonna protettrice, un atto di devozione, un segno della croce, ed è già viaggio verso Ascension. Scomodo, faticoso, poco rilassante, perché la strada è solo una pista polverosa e il pericolo è in agguato, sopra le tante passerelle traballanti che punteggiano il percorso e che reggono a malapena il peso del bus, facendo ogni volta temere il peggio. Una sequenza di ponti precari, con assi di legno e tronchi che sembrano dover cedere da un momento all'altro. E allora è meglio scendere per alleggerire l'automezzo e risalire subito dopo. Superstizione? Ma che? Solo saggezza. Già in passato autocarri e bus sono finiti sotto. E in fondo una sosta all'aria aperta può sempre servire a distillare la stanchezza e a trasformare la fatica in gioco. Pochi metri, un'altra sosta. Poi un'altra ancora. Perché lungo il cammino si contano almeno 12 passaggi pericolanti. Un su e giù affaticante e fastidioso. Ma tant'è. È la pena da scontare per il momento magico e tanto sognato. E finalmente l'autobus sgangherato dei giovani Guarayos torna a macinare chilometri, consumando lentamente la distanza che fino a pochi anni fa era proibitiva. Perché tra Urubicià e Ascension c'era solo foresta. Neppure esisteva la strada. E lo spazio che le divideva era ricoperto solo da terreni paludosi e acquitrini. Lunghe ore di polvere, calura e scossoni. E l'attesa si materializza in un sonno tenero e legittimo. Gli occhi spenti per la fatica, o forse solo per comodità. Perché una volta all'anno i sogni sono in libera uscita. La ricompensa spesso arriva alla fine di un lungo tragitto e arriva pure per loro, per i giovani violinisti, anche se non ci sono fanfare o comitati per salutarli, ma solo una città polverosa e senza particolare esotismo, che la Nazionale 9 tra Santa Cruz e Trinidad ha trasformato in una piccola metropoli di questa remota contrada dell'Oriente boliviano. È la grande chiesa di Ascension la loro meta. E gli aspetta una folla di persone venute dalla città e dal circondario, che ha saputo della bravura dei giovani di Urubicià e non ha voluto mancare all'appuntamento con i musicisti e coristi. 82 componenti vestiti a puntino, come si conviene quando una celebrazione religiosa è anche un importante momento di aggregazione collettiva. Uomini e donne, vecchi e bambini, ascoltano in silenzio, come ipnotizzati. E loro, i ragazzi di Urubicià, concentratissimi,
ricambiano la simpatia intonando il Kyrie. Opera composta da un musicista chichitano dell'Ottocento che si era ispirato alla musica sacra barocca portata dai missionari della Compagnia di Gesù. Suoni che si fondono, che si materializzano nell'assolo di Hector. Quindi nella risposta corale dell'intera orchestra, durante l'esecuzione del concerto grosso di Antonio Vivaldi. Esibizione diventa preghiera, inno alla vita, metafora. Un'occasione di riscatto nel Sud America dei Rambo, dei signori della droga e delle democrazie dimezzate. Un atto d'amore per i piccoli popoli che abitano alle porte dell'Amazzonia. È la voce libera dei Guarayos, dopo secoli di oppressione e di isolamento, in una Bolivia dove i pregiudizi razziali sono duri a morire. E dove continua a regnare una apartheid larvata nei confronti delle popolazioni indigene. Piccoli bohemien della fede e della cultura india, i ragazzi di Urubicha si esibiscono con pudore, delicatezza, umiltà. Vincono l'amnesia con il ricordo di chi ha tramandato loro un'arte che è patrimonio collettivo di tutto un popolo, sopravvissuta al tempo e ai soprusi. Con essa tengono in vita la loro utopia, ultime cicale in un mondo di formiche.